Salve a tutti e benvenuti al nostro Viola Blog di quest'oggi. Siamo alla vigilia di Fiorentina-Crotone. I ragazzi si sono appena allenati per la seduta di questa mattina, si alleneranno anche nel pomeriggio alle 18.30 per la rifinitura allo stadio. Intanto torniamo indietro, andiamo a Bergamo per la finale di Supercoppa, ascoltiamo le dichiarazioni. Ecco le parole di mister Aquilani, la cui testa è già sul campionato. Sono ragazzi eccezionali, ci tenevano, ma a parte lottare hanno cercato di giocare, secondo le cose con cui ci alleniamo, i principi con cui ci alleniamo, e quindi questo è quello che mi rende felice. Mi dispiace per loro perché se la meritavano, si meritavano una gioia. Non dimentichiamoci che così siamo i campioni della Coppa Italia, e quindi ci sta anche chi dover perdere con l'Atalanta. Da adesso già pensiamo al campionato, perché ricomincia il campionato finalmente, abbiamo tante partite da poter disputare. Ripeto, la crescita è una crescita continua che va al di là dei risultati. Pensare subito al campionato, perché penso ora di concentrarci subito lì, perché dobbiamo andare a Genova e portare a casa i 3 punti. Magari giocare con continuità vi aiuterebbe. Sì, quello sì, infatti è importante. Siamo stati un po' fermi, ma ora dobbiamo prendere la condizione, anche se secondo me abbiamo fatto una buona partita. Presente allo stadio anche la società con Gio Barone e Joseph Commisso. È un dispiacere quando si perde in finale, però ovviamente voglio dire che il gruppo ha lottato, ha giocato bene, la squadra sta crescendo. È un calcio giocato da Alberto Aquilani, è un calcio di livello che permette ai nostri giocatori del settore giovanile di crescere. Ovviamente abbiamo dei giocatori importanti in questa primavera che speriamo possano fare il salto. Già ci sono un paio che ogni giorno si stanno allenando con la prima squadra. Da domani si pensa al campionato anche per la primavera? Sì, certo, abbiamo una partita importante con la prima squadra, ovviamente il femminile, e poi il campionato della primavera. Abbiamo un weekend abbastanza impegnativo a Firenze. Alle 18 ci sarà la conferenza stampa di Cesare Prandelli, allora io vi ricordo di mandarci le vostre curiosità sui nostri profili social per l'appuntamento Chiedi al Mister. A domani, Forza Viola!